Ma sai cucinare? Sai cucinare? Amo la cucina. Aiaia. Cucinare. Che specialità? Vediamo un po' qual è il tuo cavallo di battaglia. In cucina. Il secondo. Secondi? Di? Sì, sì. A base carne, di? Carne. Carne. Allora, di manzo. Dammi un'idea per un... Adesso ci sono le festività pasquali, quindi che cosa si può preparare al pranzo di Pasqua? Veloce, veloce, pezzetti di manzo, belli grossi, sì. E soffritti in un po' di burro, con un succo di arancia. Ah, perché il succo di arancia addolcisce? Un sapore diverso, però questo pezzo di manzo deve essere prima bagnato un po' nel rum. Ah, quindi prendi il pezzo di manzo, lo metti nel rum. Ma il burro pochissimo, c'è giusto poco. Certo. Vabbè. Per la resta. Vabbè. Allora, i nostri telespettatori proveranno questa ricetta e naturalmente poi ci racconteranno. Benissimo. Su Batticuore by Night, diteci un po' le sensazioni che avete provato. Allora, Salvatore, a questo punto si affaccia nella tua vita questa esigenza. Chiamiamola esigenza per il momento, perché magari può essere tale. Cioè quella di avere una persona accanto. Come deve essere questa persona? Una compagna, nel senso quelle persone con cui puoi confidarti, sfogarti. Certo, cioè tipo finisci una giornata di lavoro, arrivi a casa e finalmente puoi condividere con una persona che però non ti deve fare paranoie, non ti deve... Se fatte bene, sì, perché sì? La vita è fatta di tante cose, non esiste. Beh, certo. In una relazione di coppia, ci deve essere tutto, certo. Perché non puoi pretendere di avere la relazione perfetta non esiste. Mm-hmm. E diceva una persona che conosco bene, che da tanti anni che non vedo, diceva: io allora facevo il pugile, io ho fatto tanti anni il pugile, ho fatto i campionati mondiali e allora... Quest'uomo mi diceva che la famiglia è come un ring, no? Quando esci fuori da casa stai combattendo con tutto e con tutti. Quando entri in casa è come se qualcuno ti sta facendo un massaggio prima del nuovo round. Ecco, quindi trovare questo massaggio. Esatto, che esatto. Poi... Il consiglio giusto, lo schiaffo in faccia per svegliarti. Ecco, questa è la relazione sentimentale. Le persone che ti stanno accanto devono essere così. Le persone che ti fanno solo le carezze non vanno bene. Il tuo ideale di donna, a parte questo aspetto, qual è? Ne parlavo proprio poco fa con un'amica mia. La donna deve essere dinamica. Non sopporto le bomboniere. Sì. Quelle solo belle. Sì. Devono essere persone che ti devono prendere per mano, ti devono trasportare, devono essere entusiaste nella vita, devono avere un obiettivo e devono credere nel valore della famiglia, devono saper sopportare le difficoltà. Bene, forse stiamo parlando di una cosa... Beh, no, diciamo che hai le idee chiare, poi d'altro canto... Deve essere solare, deve saper piangere e deve... Non deve odiare gli uomini, che oggi le donne non so perché ma odiano gli uomini. Si crea una sorta di barriera, sì, le barriere architettoniche che purtroppo con le quali tu hai a che fare ogni giorno. E forse è una forma mentis più che altro. Magari le persone buone, garbate ci sono, basta trovarle. Certo. Altrimenti non sarei qui. Assolutamente. Quindi so che è difficile, ma si può trovare una buona persona. Tu cosa dai in cambio? Me stesso, tranquillità, entusiasmo, perché anch'io sono un entusiasta, sono fantasioso, sono una persona creativa, mi piace viaggiare, infatti sabato parto in Spagna, vado solo per un giorno, pensa un po' tu, mi piace viaggiare, quindi solare. Benissimo. E la tranquillità e la sicurezza, perché io se dico A è A. Non dico mai una cosa per un'altra, non tradisco, non ho mai tradito, ho avuto tante storie, non ho mai tradito in ogni relazione, mai. Benissimo. Non credo nel tradimento. Un uomo a tutto tondo. Mia madre dice sempre che l'uomo deve essere tre volte maschio. Brava. Maschio perché deve avere un viso maschio. Sì. Maschio perché deve essere maschio. E maschio perché deve avere i cosiddetti per affrontare la vita e per affrontare tutte le problematiche e non far mancare nulla alla propria donna. Assolutamente sì. E la donna come deve essere? Tre volte donna a questo punto? Sì. Cioè ci deve essere una donna amante? Un amante, una madre e una figlia. Diciamo che magari il concetto di madre vediamolo dal punto di vista buono. Cioè certo, quando ci vogliono le coccole... Allora quella che ti deve saper proteggere nel momento in cui tu sei debole, perché
la donna è più forte dell'uomo, psicologicamente è più forte, quindi deve saperti prendere nel momento in cui tu sei debole, non deve farti pesare questa tua debolezza, cosa che io purtroppo sto riscontrando nella nuova generazione. Diciamo che ci sono un po' le idee confuse. È così, e purtroppo sono confuse. Sì, le donne di oggi sono confuse. Molte volte dicono: ma voi donne, voi uomini ci avete fatto passare le pene d'inferno negli anni passati. Io gli faccio la domanda: ma scusa, quanti anni hai? 20, e che c'entri tu? Magari tua nonna. Magari tua nonna. E poi, secondo me, se si svegliasse sua nonna, pensa che gli direbbe: figlia mia, la vita è ben altro. Comunque diciamo godetevi che... la vita però, godetevi la vita, discoteche, locali, divertimenti, ma sempre in maniera giusta, equilibrata, perché comunque abbiamo un equilibrio e dobbiamo difenderlo. Allora adesso ci vuole la ciliegina sulla torta, cioè qualcosa che in qualche modo ci faccia, creando l'unione, vivere meglio. Quindi se si crea quest'unione uomo-donna si vive meglio in una prospettiva che può essere un domani definito, può essere anche domani mattina, non è detto che sia per forza fra 10 anni. L'importante è stare bene. Esatto. Per Salvatore. Seguite Fatti Cuore. Ciao. Ciao.